Giulio Zanoni. Esatto. 19enne, il più giovane dei nostri concorrenti, è di Bolzano, studia giurisprudenza a Trento, è iscritto al primo anno e vuoi diventare giudice? Sì. Fidanzato con Anna. Esatto. È una passione incredibile per Giulio Verne. Decisamente sì. Qual è il romanzo che ti piace di più? Che 20.000 lighe sottomarine. Ha fatto calcio a 10 anni, però poi hai smesso di giocare. Come va? Basta. Avevo altri obblighi sentimentali, diciamo. Sì, la domenica, sì. Ah, e quindi ti allenavi, però... Sì, por- sì, esatto. Che ruolo giochi? Portiere. Portiere. E beh, quando ti allenavi ti svegliavi presto la mattina? Eh sì, per le 5-6... E faceva un po' freddino, forse... Abbastanza, forse... Forse l'allenamento che ha fatto... A freddo, quanto faceva? Quanti gradi? Su in mezzo ai monti c'era la neve che veniva giù. Ma è per forse anche questo che da... Esatto, questo fa. Ogni volta che sale sull'automobile, però, fai un gesto, diciamo, scaramantico. Qual è? Dopo un viaggio, accarezzare la mia macchina e dirle, sussurrarle brava, brava. Ce l'hai fatta, Ce l'hai fatta. La incoraggi. Vorrebbe vivere in Grecia e in studio da compagni di genitori, Dalila e Ferruccio. Buonasera. Com'è Giulio, ragazza in gamba? Intanto buonasera a tutti. Buonasera. È cocciuto, è una cosa micidiale, però bisogna dire che è anche simpaticone quando vuole, vuole poche volte magari. Quelle poche volte, poche volte è simpaticone. No, però non lo cambierai con nessun altro figlio. Bravo, se lo dice il babbo. Sentiamo la mamma cosa aggiunge. Buonasera. Ribadisco quello che ha detto il papà. Effettivamente è un bravo ragazzo, un po' testardo, un po' quello dell'ultimo minuto, perché lui ha sempre tempo per fare tutte le cose, però non mi lamento. Dai. Vai, bene, andiamo con la prima domanda. La polpa dei fichi d'India è ricca di spine, vero o falso? Falso. Ah, erano fuori la buccia, ma non la polpa. E poi c'è